Ciao a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Eccoci qui con un nuovo video sul canale e una nuova tipologia di video che volevo provare a proporvi sul canale. E proprio per questo saranno importanti i vostri feedback, quindi fatemi sapere che cosa ne pensate di questa nuova tipologia di video, se vi può piacere e vi può interessare. Pensavo di controllare sul sito dello store PlayStation le ultime uscite, le ultime pubblicazioni. Guarderemo insieme i trailer, magari vi darò le mie impressioni a caldo sul titolo. Controlleremo quindi anche diciamo i trofei di questi nuovi giochi. Io utilizzo un paio di siti che uso spesso per controllare i trofei dei giochi, sono PSN Profiles e PlayStation Trophies. Ovviamente i giochi che andremo a vedere sono appena stati rilasciati comunque negli ultimi giorni, quindi molto probabilmente non ci saranno ancora diciamo tutti i dati dei trofei. I dati saranno molto acerbi, si tratta comunque di giochi usciti da pochi giorni o magari nel caso delle ultime release proprio da poche ore, quindi sarà molto improbabile trovare dei dati completi sui trofei, però ci faremo un'idea. Quindi adesso iniziamo. Questo gioco è stato rilasciato il 16 maggio, quindi ha già qualche giorno. Feudal Alloy è un genere azione con sottotitoli in italiano, quindi probabilmente avrà l'audio in inglese. E diamo un'occhiata generale al gioco. Generazione un po' generico. Il protagonista è questo cavaliere di metallo con un pesciolino nella testa a forma di boccia di vetro. Sembra avere comunque degli elementi di gioco di ruolo, un inventario tra cui scegliere dei potenziamenti, spade, armature, eccetera. E dei nemici piuttosto grossi da affrontare. Insomma, mi ricorda vagamente Salt and Sanctuary, versione più colorata. Non so, vediamo un po' la descrizione. Infatti è un RPG d'azione in stile Metroidvania con robot medievali controllati da pesci. Esplora un enorme mondo medievale. Migliora le tue tecniche e abilità di combattimento distruggendo tantissimi tipi di creature meccaniche. Attu è un ordinario agricoltore robot che vive in una casetta tra campi di girasole. Ha condotto una vita semplice ma piacevole finché un gruppo di banditi ha attaccato il suo villaggio, ha rubato le scorte di benzina e ha dato fuoco alla sua casa. Per fortuna ha avuto il tempo di prendere con sé la sua vecchia spada prima di scappare nel bosco. Perditi alla scoperta di un enorme mondo interconnesso, pieno di un'ampia varietà di nemici, boss, abilità, equipaggiamenti. Scegli quali sentieri percorrere e quali nemici affrontare. Tenta di sconfiggere il male e di ritrovare la strada di casa. È un single player. Dimensione del file comunque contenuto. E direi diamo un'occhiata al trailer. Infatti, come pensavo, ha un non so che di Salt and Sanctuary. Sembra ci siano diverse abilità da poter sviluppare. Anche i boss sembrano carini, l'ambientazione mi ispira. Attu Games. Va bene, quindi diamo un'occhiata anche
ai trofei. Controllerò il sito che uso di più, PSN Profiles. Allora, su questo sito ci sono diverse versioni dei giochi. I giochi possono essere, diciamo, in versione europea, asiatica, americana, giapponese, eccetera. Abbiamo il platino, poi 10 trofei di oro, 2 argento e un bronzo. Quindi 14 trofei in tutto. Allora, gli utenti iscritti su questo sito che hanno il gioco sono 6. E per il momento nessuno l'ha ancora platinato. Questi sono tutti i trofei con la descrizione. E vediamo anche la percentuale di completamento del PSN generico, quindi non soltanto relativo a questo sito, 2,6%, quindi è ancora abbastanza raro come platino. È ancora un po' presto di parlare di platino facile o difficile. Diamo un'occhiata anche alla percentuale di giocatori che l'ha completato. Questi sono gli utenti che hanno il gioco. Questo qui è il più questi due sono i più vicini al platino, sono al 90%. Quindi, considerando che è uscito da pochi giorni, non sembra impossibile da platinare, però bisogna valutare, ci saranno magari dei trofei particolari, difficili, o che comunque richiedono molto tempo per essere sbloccati. Costo del gioco 24,99€, e quindi rilasciato comunque da pochi giorni. Andiamo avanti. Castlevania Anniversary Collection, e questo è un gioco che non ha bisogno di presentazione. Castlevania ha fatto la storia dei videogames, e anche sul nostro canale abbiamo portato un gameplay completo di Castlevania 4, l'ha portato mio fratello. E diamo un'occhiata a questa collection, genere arcade, sottotitoli in inglese. Castlevania Anniversary Collection riscopre le origini dello storico franchise dedicato ai vampiri, include anche uno speciale ebook ricco di informazioni e contenuti che sveleranno diversi dettagli sull'eredità del mondo di Castlevania, illustrati da sviluppatori, grafici e molti altri. Rilasciata come parte delle celebrazioni per il 50° anniversario di Konami, la raccolta consente di rivivere questi classici senza tempo che hanno, contribuito a definire il genere dei giochi di piattaforme. Dal clan dei Belmont alla loro lunga stirpe e ai vari alleati, la Castlevania Anniversary Collection è il miglior modo per scoprire o riscoprire il mondo di Castlevania e affrontare Dracula. È una collection con diversi titoli, vediamo cosa include: Castlevania, Castlevania 2 Simon Quest, Castlevania 3 Dracula's Curse, Super Castlevania 4, che appunto abbiamo portato sul canale, Castlevania The Adventure, Castlevania 2 Belmont's Revenge, Castlevania Bloodlines, Kid Dracula, mai rilasciato prima in inglese, e History of Castlevania, Book of the Crescent Moon. Quindi single player e un po' di immagini prese da tutti questi capitoli della serie, ma direi di dare un'occhiata al trailer. Eccolo qua, Super Castlevania 4 che abbiamo portato sul canale. Ed ecco il bonus di cui abbiamo letto prima. E prezzo 19,90€. Diamo un'occhiata ai trofei. Torniamo sulla pagina generica.
Eccolo qui anche due versioni, controllerò quella europea. Non c'è il platino per questa collection, abbiamo un trofeo oro, un argento, 12 di bronzo, quindi 14 in totale. Per il momento 77 possessori iscritti su questo sito. Vediamo un po', sembrano tutti legati alla storia, finire Bloodlines con questi due personaggi, completare Castlevania 2, completare Castlevania Adventure, completare Super Castlevania 4, completare Kid Dracula, giocare tutti i giochi, completare tutti i giochi, completare Castlevania. Sembrano legati più che altro a finire il gioco, i vari capitoli. Diamo un'occhiata. Comunque è già stato completato al 100%. Tempo di completamento si va dalle 14 ore e 45 minuti per questo utente, velocissimo, probabilmente senza molte pause, fino a 4 giorni, 20 ore. Comunque, un titolo sicuramente di qualità. Poi proseguiamo. Bubsy, Palms of Fire, pubblicato il 16 maggio del 2019, generazione avventura, con audio inglese, però sottotitoli in italiano. Oinker P. Ham ha deciso di catturare ogni animale dell'universo per il suo Amazontorium. Bubsy è ancora più determinante a fermarlo, soprattutto per paura di essere catturato lui stesso. I due nemici acerrimi, legati insieme dalle crudeli trame della sorte, a prescindere da chi emergerà vittorioso, solo una cosa è certa: ci sarà un sacco di filo da torcere durante la storia. Quattro personaggi diversi, ognuno con le sue caratteristiche, vola e spara, mentre in aria con il Wooly, muoviti sottoterra nel livello bonus di Arnold o corri incontro alla vittoria con Bubsy e Virgil. Una storia nuova di zecca che racconta l'improbabile alleanza tra Bubsy e il suo arcinemico, il Woolies. Oltre 100 livelli in tre mondi diversi, quindi sembra un gioco con elementi platform. Un negozio con costumi ed accessori che possono essere sbloccati progredendo nel gioco. Il gioco non prevede acquisti aggiuntivi, quindi niente DLC. Audio completo, inglese e poi sottotitoli, come vedevamo anche in italiano, single player. Diamo un'occhiata alle immagini. Infatti sembra un platform tridimensionale. E guardiamo il trailer. Sì, sembra un platform con vari elementi, quindi potremmo usare personaggi che usano varie abilità o veicoli. C'era anche una modalità, ho visto, con visuale da dietro in terza persona. Diamo un'occhiata ai trofei. Eccolo qua. Bubsy, Palms of Fire, ha il platino, 8 trofei d'oro, 4 argento, 8 di bronzo, 21 trofei in totale, 28 utenti iscritti al sito, quindi ce l'hanno, percentuale di completamento 28%, quindi è abbastanza alta. Quando è uscito il gioco? Il 16 maggio, ed è già stato platinato. Invece la percentuale sul PSN è del 7,7%, quindi abbastanza raro, però comunque non sembra impossibile, almeno dalle percentuali dei dati. Ecco un po' i trofei.
bisogna vedere quanti sono legati alla storia, quanti magari grinding o azioni particolari. Sì, è comunque già stato platinato da diversi utenti. Vediamo le tempistiche, si va dalle 8 ore 26 minuti fino a 3 giorni 17 ore. E secondo me le prime posizioni sono dei giocatori che l'hanno giocato, diciamo buttandosi a capofitto sul titolo senza molte pause, magari con più calma, forse entro la settimana comunque si può platinare. E costo 24,99€. Andiamo avanti. The Dreams Land Isling Quest, gioco per PlayStation Vita, pubblicato il 17 maggio. Costo 4,99€, genere avventura, compatibile solo con PlayStation Vita, non con PlayStation TV. Aiuta Isling a liberare le terre di Dreamlands dal funereo. Dreamlands, la sfida di Isling, è un'avventura grafica che mischia fantasia e mistero per offrire una storia vincente. Un giorno Isling vive un evento che le apre la strada verso un essere misterioso che la conduce in un mondo creato dai suoi sogni e dai suoi incubi. Lì scoprirà cos'è il funereo, un'entità oscura che ricopre e corrompe quel mondo. Isling dovrà cercare di recuperare i tre tesori che l'aiuteranno a fronteggiare il funereo, riportando la pace nelle terre di Dreamsland e nel suo cuore. Avventurati in un mondo creato dai sogni e dagli incubi di Isling, visita le strane location create dal subconscio di Isling, cerca indizi e trova tesori magici. Scopri la verità. Scopri le verità celate dall'oscurità e dal funereo. Gioco in inglese, quindi non in italiano, single player. Vediamo un po' di immagini. Sembra un'avventura. Prima persona, o sbaglio? Non c'è un trailer. Ok, e diamo un'occhiata anche ai trofei. Gioco che esiste anche in versione PlayStation 4, però vedo qua. Non ha il platino, per tutte le versioni è uguale. Abbiamo 2 oro, 1 argento, 7 platini. 7 bronzi, scusate. Diamo un'occhiata alla versione Vita che è appena stata pubblicata. Molti comunque l'hanno già completato al 100%, vedo. Sembra piuttosto veloce da completare, 29 minuti 47 secondi. E si va fino alle 23 ore e 43 minuti, comunque non sembra lungo appunto da completare, anzi piuttosto veloce. Salva Dreamland, sconfiggi un boss probabilmente. Va bene, quindi proseguiamo. Ecco Son, S-O-N, pubblicato il 17 maggio 2019, genere horror, con sottotitoli in inglese, quindi non c'è la versione in italiano. Son è un epico gioco horror psicologico ambientato nei giorni nostri. Suoni come Robert Alderson, alla ricerca del figlio scomparso, alla ricerca del figlio scomparso Jay, che è scomparso nel profondo della foresta della Pennsylvania, meglio conosciuto come South of Nowhere. In un mondo in cui la paura prende il controllo di tutti e il tuo passato non viene mai cancellato, quali paure e demoni affronterai per riavere i tuoi cari? Single player. Sembra in prima persona.
con delle ambientazioni piuttosto cupe. Diamo un'occhiata al trailer. Un trailer che fa vedere, diciamo, poco, probabilmente perché essendo un horror si rovinerebbe comunque l'atmosfera facendo vedere già appunto nel trailer qualcosa di più, probabilmente rovinerebbe l'esperienza di gioco. Vediamo un po' su PlayStation Trophies che è già presente anche una guida completa. Difficoltà 1,5 su 10, quindi sembra piuttosto facile da completare, da completare appunto, anche se vedo che non ha il platino, ha 3 trofei d'oro, un bronzo, 4 trofei in tutto, da 30 minuti a un'ora per completarlo. Quindi un gioco senza il platino, prezzo 13,99 euro. Proseguiamo con Team Sonic Racing, pubblicato il 21 maggio 2019, genere corse con l'iconico Sonic che non ha bisogno di presentazione anche lui, audio in italiano, quindi sarà doppiato in italiano, sottotitoli anche in italiano. Diamo un'occhiata alla descrizione. Team Sonic Racing unisce i migliori elementi arcade con lo stile frenetico e competitivo delle corse in auto. Competi con gli amici in un intenso multigiocatore in mondi bellissimi e collabora con i compagni di squadra condividendo oggetti e scatti di velocità. Decidi tu lo stile di guida. Scegli fra 3 diverse tipologie di personaggio e sblocca i componenti auto personalizzati che si adattano meglio alle tue esigenze. Preparati, scendi in pista, guida con la tua squadra a tutta velocità. Quindi è un multigiocatore locale, e poi è possibile anche giocare in rete da 2 a 12. Necessario PlayStation Plus, abbastanza grande, 14 giga. Riproduzione remota supportata. Quindi è un gioco di corse da condividere con amici, quindi in multiplayer locale, fino a 4 contemporaneamente, se non ho visto male. Quindi con lo split screen. Diamo un'occhiata al trailer. E mi ricorda un po' Mario Kart, quindi ogni personaggio avrà le sue abilità speciali, immagino. Ci saranno delle armi da utilizzare, immagino, anche sul... Eccolo qua. Potenziamenti. Ci si potrà divertire in compagnia, credo. Ok, adesso diamo un'occhiata ai trofei. Allora, Team Sonic Racing ha il platino, 2 trofei d'oro, 2 d'argento, 4 di bronzo, 40 di bronzo, scusate, totale 52 trofei. È già stato platinato, però ha una percentuale piuttosto bassa. Sul sito è del 2,63% e sul PSN 0,1%, quindi per il momento sembra abbastanza difficile da completare.
però bisogna vedere comunque quando è stato pubblicato, il 21 maggio, quindi è proprio freschissimo. Due utenti l'hanno completato, complimenti. Si va dai 2 giorni e 43 minuti a 2 giorni e 7 ore, probabilmente con poche pause. Trofei legati alla modalità avventura, capitoli da sbloccare. Completa tutti i team in modalità difficile, quindi sembra ci siano delle modalità, dei trofei legati alla difficoltà. Questo sembra uno dei più rari. Poi tutti questi trofei legati ad azioni particolari da svolgere, manda un oggetto, usa il boost. Ce ne sono davvero tanti, però, eh. Infatti, quanti sono? Ah, 52 trofei, quindi parecchi. E costo 39,99 euro. Proseguiamo. Slay the Spire, pubblicato il 21 maggio. Che genere è? Strategia. Doppiato in italiano con sottotitoli in italiano. Abbiamo unito giochi di carte e giochi roguelike per creare il miglior deck builder a giocatore singolo possibile. Crea un mazzo unico, incontra creature bizzarre, scopri reliquie dal potere immenso e sconfiggi la Guglia. Costruzione dinamica del mazzo. Scegli le tue carte saggiamente, scopri centinaia di carte da aggiungere al tuo mazzo ogni volta che tenti di scalare la guglia. Seleziona le carte più efficaci e crea un mazzo solido, in modo da sbarazzarti dei nemici e raggiungere la cima. Una guglia sempre mutevole. Ogni volta che inizi una nuova avventura, la mappa della guglia cambia. Scegli la via più sicura o la più rischiosa. Affronta nemici diversi, scegli carte diverse. Scopri reliquie diverse e combatti contro boss diversi. Reliquie da scoprire. Disseminati tra le stanze della guglia, puoi trovare oggetti dal grande potere, noti come reliquie. L'effetto di questi manufatti può migliorare notevolmente il tuo mazzo tramite interazioni potenti. Gioco single player. E questo è un genere che diciamo sto scoprendo, diciamo, un po' adesso con voi. Io qui vediamo delle scritte in inglese, però dovrebbe essere comunque tutto in italiano. Io ho qualche esperienza con Magic the Gathering. Ho giocato sia con le carte da gioco che con le due o tre versioni che avevo provato per l'Xbox. Vediamo se è la stessa cosa, qualcosa di diverso. Sì, la struttura è diversa, però utilizziamo delle carte tipo potenziamenti per sconfiggere i nemici, quindi armi, incantesimi. Vedo una barra con i punti vita. Sembra un po' una struttura gioco di ruolo tipo un Final Fantasy, però si utilizzano delle carte. Mi sembra interessante.
Rumble. Beh, questo lo terrò comunque sott'occhio, perché è un genere che non conosco molto e non so, mi ispira. Diamo un'occhiata ai trofei. Eccolo qua, Slay the Spire. Ha il platino, 2 trofei d'oro, 17 d'argento, 24 di bronzo, 44 in totale. Per il momento 61 utenti hanno il gioco, sempre su questo sito. Nessuno l'ha ancora platinato. Ai ai ai, sembra difficile da platinare, anche se è stato pubblicato da pochissimo, 21 maggio. Vince una battaglia con un HP rimanente, anche se non sembra impossibile da fare. Rimane con 3 carte in mano. Vediamo un po' anche gli altri trofei. Questi sembrano quelli un po' più difficili. Completa l'ascensione a livello 10. A prima vista direi che non è così facile da platinare. Vedo delle percentuali piuttosto basse di completamento. Massimo per ora 32%, quindi i risultati sono ancora un po' acerbi. Prezzo 24,99 euro. Poi Observation, genere avventura. È un thriller fantascientifico in cui dovrai scoprire cosa è successo alla dottoressa Emma Fisher e all'equipaggio della sua missione. Il tutto attraverso gli occhi di Sam, l'intelligenza artificiale della stazione spaziale. Controllando Sam, dovrai azionare i sistemi della struttura, le telecamere e i vari dispositivi per aiutare Emma a capire quello che è accaduto alla stazione. All'equipaggio di cui non c'è più traccia e allo stesso Sam. Gioco in inglese e single player. Ho visto in questi ultimi giorni alcune immagini e, se non ho capito male, vivremo l'avventura dal punto di vista di questa intelligenza artificiale che mi ha ricordato un po' al 9000 di 2001 Odissea nello spazio. Quindi controlleremo noi tutti i sistemi di questa stazione spaziale e dovremo aiutare questa astronauta a sopravvivere, immagino. Diamo un'occhiata al trailer. Sembra interessante, non so perché mi ha ricordato un po' delle atmosfere alla Alien Isolation. Ovviamente non ci saranno alieni, almeno spero, però queste atmosfere così
asfissianti, diciamo, che ti tengono sempre in tensione. Per il momento 4 valutazioni non buone, una stella. È totalmente in inglese però, quindi bisogna vedere, perché se sono presenti anche dei documenti da leggere, saranno totalmente in inglese. Diamo un'occhiata ai trofei. Observation, PlayStation 4 non ha il platino, due trofei d'oro e 9 di bronzo, quindi 11 in totale. Per il momento non è stato ancora completato al 100%. Molti trofei immagino siano legati alla storia. Chissà se avremo delle azioni particolari da compiere o comunque dei collezionabili da trovare. Prezzo 24,99 euro. Poi Dauntless, andiamo sul prossimo. Pubblicato il 21 maggio 2019. Generazione avventura, audio in inglese. Sottotitoli però in italiano, quindi sono stati tradotti almeno i sottotitoli e immagino comunque le scritte dei menu. In quanto Slayer, sei la nostra ultima difesa contro i Behemoth, che tentano di divorare il nostro mondo. Affronta queste enormi creature e forgia potenti armi e armature dai mostri abbattuti. Tutto in un mondo online gratuito. Acquisti in game opzionali, single player con possibilità di multiplayer online da 2 a 4 giocatori. Quindi cooperazione online in questo mondo open, caccia a grossi mostri. Diamo un'occhiata al trailer. Ce ne sono un paio, il primo probabilmente sarà il primo trailer, il primo teaser. Diamo un'occhiata al secondo. The shattered isles, fractured by aether and the depredations of savage behemoths feeding on its power. Against their endless hunger stand the slayers. Our last hope. There are more behemoths turning up on the frontier every day. And like it or not, così, diciamo, come prima impressione, mi sembra un po' un Monster Hunter World gratuito, multiplayer. Today you prove you're not just recruits. You're slayers. Con personaggi simili a Fortnite. Sto dicendo una cavolata, però non so, mi ricorda un po' tutte e due questi giochi. Poi, essendo free to play, immagino che abbia degli acquisti opzionali. Adesso poi diamo un'occhiata. Potrebbe essere interessante per giocare comunque insieme a degli amici da 2 a 4 e sconfiggere questi mostri. Bisogna vedere quanto sarà incisiva la parte degli acquisti opzionali. Saranno decisivi per andare più velocemente nel gioco oppure saranno del tutto opzionali, non incisivi. Vediamo un po'. Allora, intanto c'è un pacchetto gratuito per i possessori del PlayStation Plus. Un pacchetto armi. Lame a catena, fucili a ripetizione, scimitarra, ascia, martello, quindi un pacchetto armi per iniziare con qualcosa di un po' più potente. Poi vedo degli acquisti di diverso taglio.
Vediamo un po'. Si acquista valuta. Si acquista valuta per il gioco. E bisogna vedere poi nel gioco in quanto tempo si riesce a farmare questa valuta, appunto, senza dover ricorrere agli acquisti. Vediamo un po' i trofei, che tipo di trofei ha. Non ha il platino, un oro, 3 argento, 5 di bronzo, 9 trofei in tutto. Anche qui il gioco è uscito da pochissimo, quindi non guardo le percentuali di completamento, siamo ancora in una fase acerba e costo gratuito con acquisti opzionali. Dove siamo finiti? Mi ha perso le preferenze. Dove eravamo arrivati? Ok, siamo qua. American Fugitive. Pubblicato 21 maggio, quindi recentissimo anche questo. Genere azione, corsa, sparatutto. Vediamo la descrizione. È un'interpretazione moderna del classico genere sandbox d'azione che offre una nuova esperienza di gioco in modalità giocatore singolo, open world, top down. Benvenuto a Red Rock Country. Tu vesti i panni di Will Riley. Di certo non un angelo, ma neanche un assassino, eppure stai scontando una pena per l'uccisione a sangue freddo di tuo padre. Spinto dal dolore e dal desiderio di vendetta, evaderai di prigione con l'intento di trovare il vero colpevole. Una volta scappato, dovrai mescolarti alla gente comune per evitare di essere catturato. Stabilisci un contatto con la malavita e mantieni il tuo vantaggio rispetto alla polizia. American Fugitive, ambientato nel profondo sud degli anni 80, è una dichiarazione d'amore ai classici del cinema e del gioco. La giustizia non è sempre legale, gioco maturo, basato su una storia originale, bellissima ambientazione open world, scegli la vita criminale, perfeziona la tua guida, numerose attività. E mi ricorda un po' GTA, possibile? Visuale dall'alto. Visuale isometrica dall'alto. E in italiano. Non vedo indicazioni, comunque è un single player con riproduzione remota su PlayStation Vita, immagino. Vediamo. Non ha un... Ah sì, è un trailer, diamo un'occhiata. Mi ricorda un po' i primi GTA. Ok, diamo un'occhiata ai trofei.
Vediamo la versione europea. Abbiamo il platino, 4 trofei d'oro, 7 di argento, 32 di bronzo, 44 in totale. Per il momento nessuno l'ha ancora platinato. Potrebbe essere sia difficile da platinare che lungo da platinare, quindi con trofei piuttosto complessi, però non è ancora detto. Costo 19,99 euro, c'è uno sconto fino al 5 giugno per i membri del PlayStation Plus e costa 15,99 euro se avete il Plus. Poi Skelly Celeste, pubblicato il 22 maggio, quindi freschissimo. Genere azione con sottotitoli in inglese, quindi non sarà in italiano. Secondo una profezia, un giorno l'inferno dominerà e i morti si riverseranno sulla terra. Solo l'ordine celestiale può fermare la malvagia ondata di Hellion. Skelly Celeste è un run and gun frenetico e basato sul punteggio, che mette i giocatori nei panni di un custode dei cieli. Affronta furiose battaglie attraverso diverse modalità, tra cui dungeon crawler roguelike, un'area infinita, boss rush, impegnative prove di penitenza e anche un gioco di carte collezionabili, quindi diverse tipologie di gioco, immagino. Visita le Bone Plains, i Flesh Gardens e altri affascinanti luoghi attraverso un vivace inferno ricreato in pixel art. Quindi in pixel art. Incontra i nemici e boss mostruosi, sfrutta oggetti, armi e armature benedette per sopravvivere. Salva un'ampia varietà di classi di personaggi sbloccabili e cappelli eleganti. Gioco in inglese, single player. E come abbiamo letto nella descrizione, in pixel art. Quindi diciamo deve piacere, è uno stile particolare, diverse modalità di gioco. Questo immagino sia un boss. Potrebbe essere anche abbastanza difficile. Non so, io vi do le mie impressioni a caldo. Diamo un'occhiata al trailer. E diamo un'occhiata anche ai trailer, ai trofei. Ah, non c'è. Vediamo. No, per il momento sembra che non ci siano informazioni sui trofei, probabilmente perché è fresco di rilascio, quindi controlleremo più avanti. Passiamo oltre. Guilty Gear, pubblicato il 22 maggio, è un genere azione arcade. Esplora il primo gioco che ha dato il via a una delle più famose serie di picchiaduro in occasione del suo 20° anniversario. Scopri l'origine di uno dei giochi di combattimento migliori e meccanicamente più ricchi. Goditi una colonna sonora hard rock e la storia di un anime epico che ha affascinato i fan per 20 anni. Il primo degli stupendi giochi sprite 2D della serie, con meccaniche incredibili. Da 1 a 2 giocatori e niente multiplayer, quindi un picchiaduro locale, 1 o 2 giocatori. Infatti ho già sentito di questa serie, appunto qui parla di 20° anniversario, quindi un gioco che in molti conosceranno. Diamo un'occhiata al trailer.
trailer piuttosto breve. Vediamo anche i trofei di questo gioco. Guilty Gear, eccolo qua. Non ha il platino. Ho visto quello giusto, sì. Non ha il platino, un trofeo oro, 2 d'argento, 10 di bronzo, 13 in totale. Per il momento un possessore. E non è ancora stato completato, quindi per il momento è ancora presto. Costo 19,99 €. E vediamo. Questo è lo stesso gioco. Cronus Arc. Ah sì, è la versione PlayStation 4 e PlayStation Vita. Pubblicato 22 maggio. E genere gioco di ruolo con sottotitoli in inglese, quindi non lo troveremo in italiano, sottotitolato in italiano. I frammenti di Cronus sono necessari per preparare la cerimonia del recupero del passato che occorre una volta ogni 10 anni. In cammino verso il tempio di Cronus per ottenere i frammenti, Loka, il protagonista, e il suo maestro Tet vengono circondati da un uomo misterioso chiamato Jeppel, con la sua banda in ricerca dei frammenti. Mentre Tet guadagna tempo, Loka riesce a fuggire dalla caverna per chiamare rinforzi. Ma quando torna, Tet e Jeppel non ci sono più. Alla ricerca di informazioni sulla scomparsa del suo maestro e su Jeppel, l'uomo che cerca di mettere le sue mani sui frammenti, Loka decide di mettersi in viaggio per un'avventura con la sua amica Sarna. Il gioco offre numerose subquest, ma anche dungeons pieni di puzzle da risolvere. Avanzando nel gioco, i personaggi possono crescere ed essere sviluppati con il sistema delle classi. Chi cerca più divertimento può sfidare i numerosi puzzle e nemici nascosti nei dungeon segreti. Single player, locale. Acquisti in game opzionali. Adesso qui non li fa vedere, diamo un'occhiata. E mi ricorda un po' Final Fantasy. I primi Final Fantasy. Questa è una schermata con i combattimenti, con elementi storici dei giochi di ruolo. Tutto in inglese, diamo un'occhiata al trailer. Sembra interessante, un gioco di ruolo un po' vecchio stile. Sembra interessante. Allora, diamo un'occhiata ai trofei. Gioco disponibile sia per PlayStation 4 che PlayStation Vita, non ha il platino, un trofeo d'oro, 6 d'argento, 3 di bronzo, 10 in totale. 98 utenti registrati sul sito ce l'hanno e qualcuno vedo che l'ha anche completato al 100%, quindi diamo un'occhiata. Il più veloce
in 13 ore e 43 minuti e si arriva fino a 3 mesi e 5 giorni, probabilmente perché è già stato rilasciato oltre che in Europa anche negli Stati Uniti e altri paesi, c'è già la guida ai trofei. E poi vediamo un po', costo 14,99€ se avete il PlayStation Plus, costa 11,99€ fino al 6 giugno 2019. Torniamo indietro, questo era l'ultimo, c'è anche la versione PlayStation Vita. Ho visto però che nel bundle qui c'era qualcos'altro, Back in 1995, questa è una nuova release anche. Un ritorno al survival horror e giochi del mistero della generazione 32 bit della metà degli anni 90, ritorno al 1995, ha ricreato fedelmente tutto ciò che proviene da quest'epoca di giochi quasi dimenticata. Fatti trasportare in un mondo concreto e indistinto, dove devi scoprire il mistero che circonda la scomparsa di tua figlia, la catastrofe che ha scosso la città. E perché alla fine hai deciso di tornare? Grafica 3D retro che include modelli a bassa risoluzione, texture warping, emulazione CRT, angoli fissi delle telecamere a circuito chiuso. Interagisci con un cast di personaggi rovinati, le cui intenzioni non si possono mai veramente conoscere. Scopri il mistero di te stesso, di tua figlia e di quello che è successo alla città. È un cross-buy. Quindi si acquisterà sia la versione PlayStation 4 che PlayStation Vita. Chissà perché mi ricorda il primissimo Silent Hill, non so perché. C'è un trailer, diamogli un'occhiata. Infatti mi ricorda molto i giochi di quel periodo. Il protagonista se la dovrà vedere con diverse tipologie di mostri. Effetto retro 1995. E diamo un'occhiata anche ai trofei. Qui ci sono diverse versioni, quella europea, asiatica. Vediamo che ha il platino, 11 trofei d'oro, 11 di argento, nessun bronzo, quindi tutti trofei di alto livello, 13 trofei. Andiamo a vedere la versione europea. 13 utenti la posseggono. E sembra un platino piuttosto facile questo, eh? 76,92% degli utenti, quindi di questi 13, lo hanno platinato, 10 su 13. Invece sul PSN 48%, quindi a livello generale 48,3%. Quindi sembra un platino facile, vediamo un po'. Platinato proprio da pochissimo.
Quindi sembra un platino piuttosto facile questo Back in 1995. Costo 9,99 euro. Se per chi ha il PlayStation Plus è scontato a 7,99 euro fino al 6 giugno. All'una però, alle 12:59 del mattino. Torniamo indietro e direi che abbiamo finito. Questi sono i titoli di questa settimana. Io mi fermo qui con questo video e spero che questo nuovo video vi sia piaciuto. Ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti e cosa ne pensate di questo video. E vi ringrazio ancora e vi do appuntamento con i prossimi video sul canale di Safutobu. Ciao a tutti!